Un po' di silenzio per piacere. Grazie. Abbiamo sentito parlare di prana, di energia. Abbiamo sentito parlare di attenzione, di chi, di etere centromosso, che possano essere accomunate da qualcosa queste cose, questi termini, che si tratti della stessa cosa. Forse l'ingegnere Todeschini ha trovato il modo scientifico per parlare di questo. Ora vedremo altri effetti che derivano dalla fisica, dalla psicobiofisica dell'ingegnere Todeschini. La parola al dottore Zampieri. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Come vi accennavo stamattina, alla base della teoria di Todeschini del funzionamento dell'universo c'è un effetto fisico, cosiddetto effetto Magnus. Adesso ve lo illustro in maniera breve e anche abbastanza semplice, sebbene questo sia un effetto che veramente è fondamentale in tutto l'universo, nel movimento della materia dell'universo. Questo è Todeschini e quel signore lì è Magnus. Comunque l'ingegnere Magnus era un ingegnere tedesco che nel secolo scorso ha studiato questo effetto, al quale Todeschini poi ha legato tutta la sua teoria. Comunque, nella fisica balistica e fluidodinamica esiste un fenomeno poco conosciuto che però è la base di tantissimi eventi che, anche se inconsapevolmente, viviamo tutti i giorni. Il cosiddetto fenomeno Magnus, il nome deriva dal suo scopritore Heinrich Magnus, nato a Berlino nel 1802 e scomparso nel 1870, un fisico chimico tedesco che ne studiò le caratteristiche e gli effetti. Sembrerà inverosimile che con gli studi del professor ingegner Marco Todeschini questo particolare fenomeno possa sorgere a fondamento dell'universo macro e microcosmico, ma è così e ne daremo le ragioni. Avete presente il pallone del gioco del calcio, come spiegavo stamattina peraltro? Certamente sì, e senz'altro chi segue questo avrà notato che se il pallone viene colpito in una certa maniera, e cioè di striscio, questo si mette in rotazione su se stesso, si dice con effetto. Il suo tragitto assume una traiettoria parabolica che spesso inganna i portieri. Ora, sicuramente avrete compreso, questo è l'effetto Magnus. Vediamo come funziona. Un corpo in rotazione nell'aria, ma in realtà anche in qualsiasi altro fluido, liquido o gassoso in cui esso è immerso, trascina con sé lo straterello d'aria o del fluido con cui viene a contatto e quest'ultimo a sua volta trascina con sé lo straterello attivo. Attorno al corpo rotante si formano così filetti d'aria che ruotano su circonferenze concentriche, come vediamo chiaramente dall'illustrazione. Se il corpo ha soltanto un moto di traslazione, ad esempio verso sinistra, e non di rotazione, è come se venisse investito da una corrente d'aria che si muove in direzione opposta a questo corpo, nel nostro caso quindi verso destra, per la relatività dei moti. Se il moto è puramente traslatorio, le linee di corrente saranno ugualmente spaziate tra di loro e il corpo assumerà una direzione parallela alle linee del fluido o della corrente d'aria. Nel momento in cui il corpo è dotato di moto sia rotatorio che traslatorio, la velocità superiormente o inferiormente al corpo, a seconda del verso di rotazione per il trascinamento dell'aria attorno al corpo stesso, cioè la velocità sarà modificata. Le velocità dei filetti in rotazione, quelli sopra o quelli sotto, assumeranno velocità diverse.
Per l'equazione di Bernoulli, a tale variazione di velocità corrisponde una variazione di pressione. Quindi succederà che una forza traslatoria ortogonale, che si verificherà una forza ortogonale alla direzione del flusso d'aria e la traiettoria del corpo. Sommando vettorialmente le velocità della spinta parallela al flusso d'aria con quella che si verifica dal risultante della forza inclinata di un certo angolo, perciò si verificherà una traiettoria curvata in direzione opposta al verso di rotazione. Praticamente la sfera assumerà una traiettoria curvilinea parabolica. Ora che abbiamo compreso questo fenomeno, vediamo quali sono state le sue applicazioni scientifiche dalla sua scoperta ad oggi. Non molte, per la verità. La più diffusa è quella usata in balistica, dove per dare ai proiettili una traiettoria ben definita si pensò di rigare in maniera elicoidale l'interno delle canne da fuoco per dotare in tal modo i proiettili di una rotazione su se stessi, rendendo in tal modo controllabile la loro traiettoria. Un'altra applicazione fu quella di sostituire le vele delle imbarcazioni con grandi cilindri rotanti, come vediamo in figura, sfruttando l'effetto propulsivo che scaturisce dall'incontro delle vele, o dall'incontro del vento con la superficie dei cilindri in rotazione. Il primo a realizzare tali rotonavi, come sono state definite, fu il tedesco ingegner Flettner e l'ultimo, in termini di effettiva praticità del meccanismo, lo scienziato francese Cousteau. Quella era l'imbarcazione di Flettner e quella invece più moderna di Cousteau. Ad intuire l'importanza assoluta di tale fenomeno, però al di là delle sue effimere applicazioni pratiche, fu il nostro professore ingegner Marco Todeschini. Infatti, partendo dal concetto di uno spazio cosmico costituito da un fluido mobile ponderale, l'etere, al quale si possono applicare tutte le leggi della fluidodinamica. Sia esso nelle dimensioni macrocosmica e microscosmica, la materia si presenta con delle sfere in rotazione immerse in un fluido. Perciò si rese conto che l'effetto Magnus avrebbe dovuto regnare sovrano. Infatti, i suoi studi lo portarono così a formulare tutta una serie di verifiche fisico-matematiche che nelle varie specie di fenomeni fisici nel quali l'effetto Magnus si sposava perfettamente con le sue teorie, giungendo perciò per estensione del concetto alla formulazione di un fenomeno fisico che egli chiamò di Todeschini Magnus. Come è noto, nella teoria delle apparenze del professor Marco Todeschini si dà ragione della intuizione dell'atomo come di una sfera centrale di spazio nucleo che ruota su se stesso attorno ad un suo asse centrale, trascinando per attrito, in armonia con le leggi della fluidodinamica, lo spazio fluido circostante, come abbiamo visto precedentemente, per strati sferici concentrici. Tali superfici avranno velocità di rotazione decrescente dallo strato centrale di raggio minore a quello periferico di raggio maggiore, oltre il quale il moto si estingue per eccesso di attrito. Gli strati sferici di spazio in movimento, compresi tra il nucleo centrale e la superficie esterna di sponda, costituiscono il campo energetico dell'atomo. Questi strati, avendo velocità di rotazione diversi l'uno dall'altro, generano tra di essi, per accartucciamento, la rotazione di piccole sfere di spazio che costituiscono gli elettroni, che saranno costretti a rotorivoluire attorno al nucleo centrale. Gli elettroni quindi sono sferette di spazio fluido che ruotano attorno al loro asse polare ed essendo investiti dalla corrente circolare di spazio del campo sono soggette anch'essi all'effetto Magnus. Come abbiamo spiegato, la spinta del fluido su di una sfera rotante genera una spinta, diciamo, un movimento scomponibile in due.
una tangente ai cerchi che sono le linee di moto della corrente investitrice che si identifica con il moto di rivoluzione dell'elettrone attorno al nucleo e una diretta verso il centro del campo che costituisce la forza centripeta equivalente a quella centrifuga che l'elettrone sviluppa per effetto del suo moto di rivoluzione. Tale forza centripeta si identifica perciò con la forza elettrica coulombiana che si è supposta sinora per spiegare l'attrazione degli elettroni verso il nucleo. Si svela così che la forza elettrica che tiene legati gli elettroni si identifica ed è un'apparenza della forza spazio-dinamica. Per quanto non sfuggirà l'enorme importanza di questa identità o d'apparenza, tuttavia vogliamo far notare che con essa si spiega come dalla rotazione di uno spazio sferico nucleo nasce un secondo attributo basilare della materia, la forza attrattiva o di gravitazione. Sinora si è dovuto escludere che gli elettroni fossero vincolati al nucleo da una forza gravitazionale, perché notoriamente viene dimostrato essere questa quantitativamente insufficiente allo scopo, data l'esiguità delle masse in gioco. Infatti la forza gravitazione nella sua formulazione confronta le masse, che però se sono infinitesime genererebbero una forza gravitazionale infinitesima. Ma ora che questa teoria mostra essere la forza centripeta funzione della velocità di rotazione del nucleo e dell'elettrone, tale obiezione resta demolita e si comprende come sia le forze attrattive nucleari sia le forze di gravità si identificano entrambe con la spinta centripeta del che lo spazio fluido circolante attorno al nucleo esercita sugli elettroni in esso immersi. Perciò la forza centripeta che spinge l'elettrone verso il nucleo può essere interpretata come la forza elettrica o come forza di gravità o come forza di inerzia e infine come peso dell'elettrone. Bravo, grazie. Poiché l'azione di tale peso costringe l'elettrone ad assumere un'accelerazione centripeta verso il centro, ne segue che dividendo il peso P per l'accelerazione G resta determinata anche la massa M dell'elettrone secondo la nota relazione M uguale a P su G. Dalla semplice rotazione di una sfera di spazio abbiamo visto come nascono i cinque attributi basilari della materia, cioè il volume, la forza d'attrazione, il peso, l'inerzia e la massa. La nascita della materia, quindi, si può concepire nel seguente modo. All'origine l'universo era costituito solamente di spazio fluido inerziale immobile. L'applicazione di coppie di forze sugli esilissimi elementi sferici di tale spazio li pose in rotazione attorno al loro asse e nacquero così i nuclei atomici. Ciascuno di questi, ruotando su se stessi, trascinando una serie di strati sferici concentrici di spazio sino alla superficie sferica di sponda, limite esterno di una nuova unità materiale, costituì l'atomo. Tra strato e strato nacquero, come abbiamo già detto, gli elettroni planetari. La morte della materia, invece, si può concepire nel seguente modo. Allorché saranno tolte le forze che sollecita la sfera centrale di spazio nucleo, questo cesserà la sua rotazione su se stesso e con ciò gli strati sferici di spazio fluido a lui concentrici, non trascinati in movimento, saranno ridotti in quiete. Le sferette di spazio planetarie, cioè gli elettroni, che erano compresi tra tali strati e mosse da questi, verranno frenate nella loro rotazione e rivoluzioni e si ridurranno anch'esse all'immobilità. In breve, la sfera centrale nucleo, gli strati concentrici sferici che formano il campo e le sferette planetarie, gli elettroni, non avranno più alcun movimento rispetto allo spazio circostante e perciò non si confonderà, perciò si confonderanno con esso.
Infatti, tutte le superfici, limiti di discontinuità cinetica che avevano con le velocità di rotazione di tale elemento rispetto allo spazio circostante si annulleranno all'annullarsi delle velocità. Con ciò l'atomo perde il suo volume, la sua massa, la forza di attrazione, l'inerzia, il suo peso, perde cioè le caratteristiche che lo distinguevano come unità di materia rispetto allo spazio circostante. Queste cose ci portano alla logica, chiara ed importante conclusione che la materia e il suo campo altro non sono che spazio fluido in movimento rotatorio rispetto allo spazio circostante. E tutto questo nella dimensione microcosmica del creato. Andando alla dimensione macrocosmica, vediamo come anche nel sistema solare valgono le stesse cose che portano a riconoscere in esso l'effetto Todeschini-Magnus. Il sistema solare è al centro di un campo sferico, cioè il Sole è al centro di un campo sferico di spazio fluido in rotazione su se stesso, il quale trascina in movimento, come abbiamo già detto peraltro, per attrito gli strati sferici a lui concentrici di spazio fluido con velocità decrescenti, da quello di minor raggio a quello di massimo raggio, oltre il quale il moto si estingue per eccesso d'attrito rispetto alla forza motrice ancora residua. La superficie sferica di sponda che resta immobile è il limite esterno del sistema solare. Il limite esterno dell'azione del Sole si estingue. Gli strati mobili di sferici concentrici compresi tra il Sole e la superficie di sponda costituiscono il campo fluido dinamico del Sole. I pianeti, essendo anch'essi sfere rotanti su se stesse ed immerse nella corrente di spazio fluido circolante attorno al Sole, sicuramente sono soggetti all'effetto Magnus e perciò risentono di una spinta che è inclinata di un certo angolo rispetto alla direzione della corrente investitrice. Tale spinta è quindi scomponibile nelle due, come abbiamo detto, una tangente ai circoli che sono le linee di moto della corrente investitrice del campo, forza che produce e mantiene il moto di rivoluzione dei pianeti attorno al Sole, ed una diretta verso il centro che costituisce la forza centripeta equivalente a quella centrifuga che il pianeta sviluppa con il suo moto di rivoluzione. Tale forza centripeta quindi ha lo stesso ufficio della forza di gravità newtoniana che sinora si era supposta per spiegare l'attrazione dei pianeti verso il Sole. Resta svelato perciò che la forza di gravità tra il Sole e i pianeti si identifica ed è un'apparenza di una forza, della forza spaziodinamica, cioè che la natura gravitica da noi attribuita alla forza che attira la materia non è che un'apparenza dovuta al fatto che da Newton in poi si è creduto che lo spazio in cui sono immersi il Sole e i pianeti fosse vuoto ed immobile, e che questi acquisissero il potere di emanare quella forza, mentre invece essa sorge per effetto Magnus, a causa della rotazione di tali corpi su se stessi e con quella dello spazio fluido interposto fra di loro. Viene così svelato il mistero della forza di gravità, la quale si rivela per tal modo nella sua intima essenza. E ciò che è ancora più importante, resta scoperto così il movimento spaziale e il meccanismo che lo genera. Queste sono le principali e più importanti conseguenze determinate dall'applicazione dell'effetto Magnus ai vari fenomeni presenti nell'universo. Allora, la questione, a parte che al di là di quello che è scritto, il concetto mi pare semplice. Sia l'atomo che il sistema solare funzionano a causa della rotazione di queste sfere in un fluido. Il Sole ed il nucleo sono, diciamo, dei punti nei quali si nasce la rotazione del fluido. Il fluido crea un vortice, diciamo così, questo vortice trascina
le sfere, i pianeti o gli elettroni, attorno al centro. Siccome la rotazione del fluido ha una velocità decrescente dal centro verso la periferia, nel senso che più ci si allontana dal Sole o dal nucleo, la velocità di rotazione diminuisce, le sfere che sono immerse in questo fluido subiscono una rotazione su se stesse, perché è un fenomeno fisico, la superficie della sfera incontra verso il Sole una velocità maggiore di quella che incontra verso la periferia, per cui si mette in rotazione. Questa rotazione, per effetto Magnus, cosa genera? Genera un movimento di attrazione centripeta, quello che abbiamo visto prima con i vettori, che è la forza di gravità, e allo stesso tempo una forza tangenziale, però curva, perché per effetto Magnus abbiamo visto che la traiettoria si incurva, diviene curvilinea, parabolica. Questa genera il moto di rivoluzione attorno al centro. Penso di essermi abbastanza spiegato. Ovviamente tutto questo secondo la fluidodinamica di Todeschini. Ok? È una teoria che lui ha sperimentato in pratica facendo certi esperimenti, come dicevamo stamattina, con il gene gravimetro e con quell'altro esperimento che adesso mi sfugge, dove ha immerso appunto delle sferette in rotazione in un recipiente d'acqua che, messo in rotazione, a generare un vortice. Lui ha misurato il movimento di queste sfere e ha trovato che seguivano perfettamente le leggi di Keplero, che sono quelle che governano il movimento astronomico dei pianeti. Comunque è quasi finito, andiamo avanti. In conclusione, possiamo però in questa sede annunciare, questo volevo dire che è abbastanza importante per me, che finalmente un gruppo di ingegneri italiani sta portando avanti studi fisico-matematici per realizzare delle speciali turbine ad effetto Magnus, capaci di erogare grandi potenze nel rispetto assoluto dell'ambiente, avendo ottenuto peraltro i relativi brevetti internazionali, dei quali vengono posti a loro fondamento ed in maniera esplicita, cioè citando l'ingegnere Marco Todeschini. Questo gruppo ha proposto ad enti di chiaro valore mondiale ed ad università italiane un programma di collaborazione per la validazione in scala industriale dei primi 3 prototipi, e questi hanno avuto anche in Europa i relativi finanziamenti, cosa non trascurabile. Alla luce dei fatti mi sembra plausibile perciò pensare che non mancherà molto, visto che queste nuove rivoluzionarie turbine ad effetto Magnus sono già in costruzione, che finalmente venga al professor Marco Todeschini riconosciuti i meriti per le sue teorie, e che questi studi, cioè stimolando così il mondo accademico a prendere seriamente in considerazione tutto ciò che egli ha donato al mondo, dedicando la sua vita intera alla scienza. Grazie. Allora, due sole, diciamo, puntualizzazioni. Se noi prendiamo un pallone e ci mettiamo in un posto molto alto, lo lasciamo cadere, seguirà una traiettoria più o meno verticale. Ma se prendiamo un pallone, possiamo farlo tutti, gli diamo una forte rotazione su se stesso mentre lo facciamo cadere, il pallone comincerà a cadere seguendo una traiettoria verticale e poi curverà, farà una traiettoria parabolica da solo.
Sì, esattamente uguale. Usa esattamente uguale. Ora, questa cosa come funziona? Il flusso, il movimento che fa l'oggetto, in questo caso il pallone, mette in moto l'aria che sta attorno. L'aria che sta attorno crea dei vortici, in un senso da una parte, nel senso opposto dall'altra parte. Allora, il discorso qual è? Che tutte le leggi della fisica che noi conosciamo possono essere, anzi, sono state derivate dall'ingegnere Todeschini attraverso le leggi della fluidodinamica. Guardate che questa è una cosa incredibile perché dalla le... Prego. Ok, questo è quello che... Allora, il punto qual è? E questa è la cosa più importante di tutte. Noi partiamo dalla considerazione che lo spazio sia vuoto e questa considerazione deriva dal fatto che nel 1922 fu attribuito ad Albert Einstein il premio Nobel a causa dell'effetto fotoelettrico che aveva scoperto, che aveva studiato. In quello stesso anno, per quest'altra teoria, in quello stesso anno, era proposto al premio Nobel anche l'ingegnere Todeschini, che il professore qua non ha raccontato tutto, ci sarebbe da parlare ore e ore. Delle cose che l'ingegnere ha scoperto e ha creato. Comunque, in quel momento la scienza ha preso una strada. Non è che ha preso una strada, cioè, così come non è confutabile la scienza di Einstein, per adesso diciamo che non è confutabile, non è confutabile nemmeno quest'altra visione del mondo scientifico, della fisica. Non è confutabile, significa che non può essere screditata con nessun esperimento nella quale questa visione si basa sullo spazio non vuoto, ma completamente pieno. Non c'è il vuoto, esiste un fluido estremamente impalpabile che viene chiamato etere, probabilmente perché viene derivato diciamo, dalla cultura antica greca. Il punto è che adesso, il punto è che se noi ci aspettiamo che lì è vuoto, agiamo in un certo modo. Sul vuoto non possiamo agire o dobbiamo immaginare delle cose. Sul pieno, per quanto possa essere impalpabile questo etere, possiamo agire. Ed ecco l'idea di queste nuove turbine. Cioè, le turbine si basano, non potrebbero funzionare in uno spazio vuoto, diciamo così. I principi che regoleranno il funzionamento di queste turbine, che tra l'altro saranno ad impatto ambientale nullo, perché? Non potrebbe funzionare nel vuoto. Un attimo, un attimo. Questa è una visione del mondo. Il punto è, ovviamente, il pallone gira perché c'è l'aria. Se non c'è l'aria, gira. Se non c'è l'aria, dipende quanto noi lo facciamo girare e qual è la sua traiettoria. Sì, prego. No, 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 ma nessun problema. Ci sono due concetti contrapposti, per cui è chiaro che ognuno porta le sue ragioni. C'è però un esperimento con la bilancia giroscopica, che se lei, una bilancia giroscopica praticamente è un giroscopio montato su un asse, come si dice, tenuto così, no, in punto, che facendolo girare. Si sposta l'asse. Ecco, la bilancia giroscopica funziona anche nel vuoto e nessuno me lo spiega. Non c'è fisica attuale, diciamo accademica, che mi spiega perché la bilancia giroscopica funziona anche sotto una campana a vuoto. Questa è una delle prove cruciali che Todeschini ha portato a riprova dello spazio pieno, perché se lo spazio fosse pieno, allora si giustifica questo movimento della bianca, altrimenti non si spiegherebbe. Secondo Todeschini, o secondo Matteo, secondo Marco. La nostra idea è che faremo le domande ai relatori alla fine della serata, perché è interessantissimo proprio da questo, è una teoria scientifica, deve essere possibile falsificarla, no? Invalidarla, invece funziona esattamente come l'altra e tutto deriva dalle leggi della fluidodinamica, cioè tutte le leggi della fisica,
riescono a essere derivati da questa, da queste, è una cosa strana, uno dice ma un po' strano, no, neanche tanto, ovviamente dovrebbe incuriosire, ma come mai tutto può derivare da questo? Lo sapremo dopo il coffee break. Bravo. Grazie, grazie.